Pasquale, tu sei rimasto vittima, così dici, dell'APCOA, cioè sì, la società che gestisce i parcheggi all'aeroporto di Bari. Sì. Che cosa succede? Praticamente sono arrivato una mattina, il 31 dicembre con precisione, ho accompagnato un mio parente, sono uscito dall'aeroporto che c'erano, sono stato intralciato perché chiaramente c'è la problematica di far uscire le macchine dall'aeroporto e si crea un ingorgo. Ho sforato 15 minuti più un minuto e ci sta. Ho dichiarato che praticamente non avevo la possibilità di poter pagare, quindi da 2 euro diventava 3,50 euro, quindi non comprendo la differenza dall'interno all'esterno. A 3,50 euro ho detto non pago in questo momento, posso pagare in un altro momento, anche perché c'è la questione, ho citofonato all'interno di quel pulsante che c'è, che risponde non so chi, un operatore, io ho detto che facevo il mancato pagamento, come succede nelle autostrade, avevano il mio numero di targa, tant'è che il bigliettino mi è stato ritirato e ho tutto lo scontrino del mio numero di targa, quindi sono a posto e identificato la macchina e pagavo in un momento successivo, come mancato pagamento. E succede anche in anche io l'ho fatto in altre situazioni. A quel punto ho chiamato, e ho la dimostrazione con i fatti, diciamo con l'indicazione, ho chiamato l'APCOA dopo qualche minuto, quindi alle 10:19 con precisione, alle 9:57 sono entrato, alle 10:19 ho chiamato l'APCOA, quindi all'esterno, il tutto dopo nemmeno 20 minuti, quindi stiamo parlando veramente di qualche minuto. Cosa ti ha detto l'APCOA? L'APCOA mi ha detto di mandare una mail, ho mandato la mail all'ufficio legale, l'ho mandato più mail, ho spiegato la situazione e in quella circostanza l'operatore mi dice che non mi apre tassativamente la sbarra perché io non ho pagato. E detto, vabbè, ma io ho il mancato pagamento, non mi puoi sequestrare qui. L'alternativa è quella di uscire dalla corsia, quella dedicata ai vigili, alla polizia. E tu che fai? Fai fare retromarcia alle macchine che stanno dietro di te? Io ho fatto retromarcia, bastava che lui mi alzasse la sbarra e andava avanti. Mi ha fatto uscire indicandomi, quindi incorrere nell'infrazione. Quindi sulla corsia di emergenza. Eh sì, perché è l'unica possibilità per poter uscire. A quel punto ho chiamato l'APCOA dichiarando già dopo qualche minuto che sono stato indicato da un vostro operatore di uscire da quella strada, da quella corsia preferenziale, e poi mi arriva un verbale, mi dico all'APCOA che in quel visto ho fatto l'infrazione, ma l'infrazione è stata ordinata da chi ti ha risposto, indicata. Nella mia ignoranza, mi hanno autorizzato loro, quindi sono a posto, per chi è mancato pagamento, a quel punto mi arriva la mail di pagare 15 euro. Scusa, ma perché devo pagare 15 euro da 3,50 euro, che stiamo nei termini perentorio? Dopo qualche giorno, dopo mi è arrivato il pagamento di 65 euro. Ho chiamato nuovamente l'APCOA all'ufficio legale, in un modo mi hanno anche detto che io sono, perché a questo punto cos'è, un'estorsione, cioè se tu mi indichi così per me può essere estorsione. Allora tu sei uno stalker. Eh no, sono stalker, mi devo anche forse denunciare perché dico delle parole che sono arrabbiato, ma è normale che sono arrabbiato. E in questo momento che succede? Qual è il prossimo passo che farai, Pasquale? Secondo loro dovrei pagare i 65 euro del verbale. Ma tu non sei disposto a farlo? Non sono disposto, perché poi oltre i 65 arriveranno altri 50 euro perché non ho effettuato il pagamento per le spese legali, per il recupero delle spese. Io sono stato all'APCOA, ho parlato con degli operatori, ho chiesto di parlare con un responsabile dell'APCOA e loro mi hanno detto, e anche aeroportuale, e mi hanno detto che purtroppo loro non gestiscono niente, vengono gestiti tutto da Mantova. È una questione di Mantova, noi non possiamo fare niente, siamo solo dei tramiti, spiegando in modo dettagliato la faccenda. Cioè, c'è anche un buon senso. Noi ovviamente restiamo a vostra disposizione, cerchiamo di risolvere questa faccenda che dovrebbe essere di buon senso. Ma diciamo di buon senso, così. Perché io ho detto, non ho detto che voi non parlo. Però, Pasquale, tutti gli utenti dell'aeroporto, portate qualche monetina, perché in quel modo riuscite a evitare questo. No. Eh sì, ma io posso anche non pagare. Certo. In questo momento non ce l'ho, io non ti pago. Però voi portateli, perché altrimenti per riuscire a evitare tutto sto ambaradan. Ma non è possibile che per un minuto uno deve pagare 65 euro. No, non sarebbe. È un rapporto, però vedi, non è possibile, ma è successo. O mai succederà. Ma non per me. Che li pagherò, li dica l'APCOA, lo arricchisco, non c'è problema, perché loro è un business. Quindi finisce di essere uno stalker? Sì, lo finisco. Se dite di sì, finisco. Però magari un email in cui chiariamo questa situazione anche da parte vostra, noi restiamo a vostra disposizione. E non sono corretti, l'ufficio legale ha un atteggiamento irascibile. Questo non lo sappiamo. No, lo dico io. Potete fare le prove. Non ti mettono a proprio agio, dice vabbè, la situazione la gestiamo, la facciamo, deve pagare i 15 euro. O così o pomì. Così va dal legale, se non ci interessa, li chiudo.